Come già detto, siamo a Chiesa Nuova Uzzanese. È la prima delle tre gare della giornata della bicicletta. Organizza l'Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuova Uzzanese. Si corre in ricordo di Nevio Maionchi, il popolare biondo, per coloro che appunto hanno avuto l'opportunità di conoscere questo autentico sportivo che purtroppo da un paio di anni ci ha lasciato, e gli sportivi di Chiesa Nuova, ma segnatamente soprattutto i fratelli, intendono ogni anno ricordarlo con questa giornata della bicicletta. Siamo al ritrovo di partenza della gara per gli esordienti del primo anno, sono 60 i corridori che fra poco lasceranno la località di partenza dei 65 iscritti. Si gareggia su di un circuito che misura 8 km e 600 metri, uno sguardo alla chiesetta del paese di Chiesa Nuova Uzzanese, appunto si parte da questa località, la corsa va verso San Salvatore, poi San Piero, Rocconi e nuovamente Chiesa Nuova Uzzanese. Questo circuito va ripetuto per 5 volte. Ci sarà la partenza ufficiosa per quanto riguarda questa categoria da Chiesa Nuova, poi in località Luciani ci sarà la partenza ufficiale. Le formazioni presenti sono l'Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuova Uzzanese, l'Unione Ciclistica Valdelsa Poggi Bonzi, il Circolo Ricreativo Cintolese, la Santa Croce Bici Forever, il Pozzarello Spina, la Polisportiva Monsumanese ICAD, il Gruppo Sportivo Versilia, l'Unione Sportiva Pozzese, la Società Ciclistica Mage, il Gruppo Sportivo Stabia, l'Unione Sportiva Monte Carlo, il Gruppo Sportivo Stefano Bandini Ciclipoli, la Nuova Sfinge, il Gruppo Sportivo San Gimignano. In questo momento vediamo che gli atleti si stanno muovendo, poi abbiamo il Gruppo Sportivo Tamberi di Uzzano, la Steel Mobile Allende, il pedale Sarzanese, il pedale Toscano Ponticino, l'Unione Sportiva Empolese, l'Unione Ciclistica Pontegola, l'Unione Sportiva Bovara di Perugia e il Gruppo Sportivo Cantina Tollo Cicli Masciarelli di Pescara. Queste, ripeto, le società presenti a questa prima manifestazione della giornata. Si parte in una mattinata, direi che al momento per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, soprattutto del caldo, è abbastanza accettabile. Il gruppo sta lasciando Chiesa Nuova Uzzanese, staremo a vedere l'evolversi della situazione. Ripeto, 5 giri del circuito che vi ho ricordato in precedenza, e quindi il gruppo è alle battute iniziali. Siamo nel corso del secondo giro, è ancora compatto. Come possiamo vedere, questi ragazzini ci stanno veramente dando dentro. Vorrei ricordare che appunto questa manifestazione è organizzata dall'Unione Sportiva Toscogas Chiesa Nuova Uzzanese, con appunto soprattutto Nadio Maionchi, che è veramente il promotore e direi colui che praticamente è un pochino l'anima di questa manifestazione. Vorrei anche ricordarvi, per quanto riguarda la gara degli esordienti del primo anno, nel 1993 la prima edizione vide il successo di Luca Buono davanti ad Antonio Troiani e a Francesco Iadarola, mentre lo scorso anno il successo andò a Fabio Tasselli davanti a Marco Zefferi e a Luca Donnini. Questo, ripeto, per quanto riguarda la gara dell'esordienti primo anno, che naturalmente è giunta alla terza edizione, al pari naturalmente delle altre. Si gareggia su strade veramente ottimali, strade ampie e ben fondo stradale ottimo, quindi praticamente dal punto di vista dell'organizzazione tutto è stato curato nei minimi particolari. Sono numerosissimi anche i premi in palio per questi giovani tredicenni che stanno dando il là alla prima gara della mattinata. Vi ricordo, categoria esordienti primo anno. Il gruppo è ancora compatto dopo 2 giri. E siamo ora nel corso del terzo giro, quindi abbiamo superato già metà gara, infatti vi ricordo sono 5 giri in programma. Vediamo che c'è un allungo in testa alla corsa, è un ragazzino della Stefano Bandini Ciclipoli che guadagna qualche decina di metri, si tratta di Fabio Orsi, eccolo qua con il dorsale numero 34 con la caratteristica casacca rosso-blu-bianca del Ciclipoli Stefano Bandini, questa società che è una delle più attive del panorama ciclistico lucchese. Eccolo qua Fabio Orsi
che insiste nella propria azione, il vantaggio si volta a controllare, il vantaggio è soltanto di qualche decina di metri, comunque lodevole l'iniziativa di questo ragazzino, lo ricordo, esordiente primo anno, Fabio Orsi, atleta del gruppo sportivo Stefano Bandini, Cicripoli di Lucca, che insiste ancora generosamente, ma e come spesso succede in queste categorie, gli atleti non hanno poi, dopo lo scatto iniziale, la continuità, la potenza per poter dare seguito all'azione, e quindi probabilmente anche questo tentativo dovrà rientrare di qui a poco, ma sicuramente, ripeto, lodevole l'iniziativa di Fabio Orsi, che si volta ancora a controllare cosa succede alle spalle, cerca di alzarsi nuovamente sui pedali per dare direi nuovo impulso alla propria azione. Eccolo ancora che scatta, vediamo questo giovanissimo esponente della categoria esordienti primo anno, comunque il gruppo è sempre lì a 50-70 metri e quindi sta continuando l'azione di Fabio Orsi, che si volta però in continuazione a vedere cosa succede alle spalle. Ormai si sta per ultimare il terzo dei 5 giri in programma. Andiamo a vedere in testa al plotone quali sono le squadre maggiormente attive. Vediamo, c'è Luca Sari della polisportiva Monsumanese ICAD, poi abbiamo visto Fabiano Bucalossi, questi due atleti si classificarono ai primi due posti dell'ordine d'arrivo nella gara della domenica precedente a Quarrata. Vediamo anche molto attivi gli atleti della Pozzarello Spinal, qui c'è un allungo di Piscitelli, vediamo qua con il numero 12 Antonio Piscitelli, che guardate questo ragazzino con quanta grinta cerca di uscire dal plotone che viene messo praticamente in fila, e in questo momento si esaurisce il tentativo di Orsi. Ed eccoci con il gruppo compatto al passaggio dall'abitato di Chiesa Nuova Uzzanese, è un gruppo che però si è notevolmente assottigliato, vi ricordo sono stati 60 i corridori che hanno preso il via, la direzione di corsa è affidata a Giovanni Viscusi e a Zampino, vediamo ancora qua dei concorrenti ritardatari che hanno 35 secondi nei confronti del gruppo di testa, qui c'è ancora un terzetto che transita a 42 secondi, ma credo che per questi ragazzi un loro eventuale riaggancio sia piuttosto improbabile. Ed eccoci ormai alle battute conclusive, sta per iniziare l'ultimo giro, vediamo che c'è ancora un allungo in testa alla corsa, con il numero 31 si tratta di Alberto Bruno, che cerca di andarsene quando ci stiamo portando in località Zaira, vediamo il ragazzino dell'Unione Sportiva Monte Carlo Rusticanella che cerca di andarsene, ma la sua azione viene prontamente annullata dagli atleti della polisportiva Monsumanese ICAD, poi abbiamo visto molto attivi anche gli atleti dell'Empolese nelle posizioni di testa, comunque il gruppo si è ricomposto, quindi gruppo compatto quando sta, vediamo ora che c'è un allungo, c'è Enrico Parlanti, atleta della polisportiva Monsumanese ICAD, che cerca di uscire dal gruppo, vediamo la sua azione se prenderà consistenza, ma anche in questo caso sono gli atleti dell'Empolese che vanno a chiudere. Ed eccoci nuovamente in testa al plotone con ancora gli uomini, Marco Olivares sempre della polisportiva Monsumanese ICAD, poi abbiamo visto ancora gli atleti della Monte Carlo, dell'Empolese e poi tutte le altre formazioni rappresentate in questo gruppo che è praticamente ancora al comando, vediamo ogni tanto c'è qualche sussulto, poi l'andatura torna subito a diminuire, e questa direi è una costante della categoria esordienti, soprattutto esordienti primo anno, che appunto ecco mentre ora in testa vediamo Luca Lazzerini, atleta della società ciclistica Mage, ma anche in questo caso l'azione non prende consistenza, vediamo che c'è ancora un atleta della polisportiva Monsumanese ICAD che va a chiudere questo attacco di Lazzerini. Comunque questi ragazzini stanno veramente onorando l'impegno, vediamo, abbiamo visto ancora una volta Parlanti che si è portato in testa al gruppo, e quindi ormai fra poco saremo al suono della campana con il gruppo di testa ancora compatto, quindi
probabilmente anche in questo caso assisteremo ad una conclusione allo sprint, cosa che direi avviene quasi costantemente nelle gare della categoria esordienti. Vi ricordo, queste immagini vi giungono da Chiesa Nuova Ozzanese, siamo alla periferia di Chiesina Ozzanese, sulla strada che porta verso Pescia. Ora vediamo che due atleti che erano rimasti leggermente attardati si stanno riaccodando al gruppo di testa. Li abbiamo visti con il numero 42 Lorenzo Sichi del gruppo sportivo Tamberi di Uzzano e con il numero 63 era Andrea Addobbato della Ponte Egola Policolor. Quindi gruppo praticamente compatto all'inizio dell'ultimo giro, suono della campana con il gruppo di una trentina di unità che compone la testa della corsa, ancora compatto a questo punto 8 chilometri alla conclusione. E mancano 4 chilometri al termine di questa prima gara della giornata della bicicletta, terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria, categoria esordienti primo anno. Il marcamento si sta accentuando, direi, man mano che ci avviciniamo al traguardo. C'è ancora uno scatto in testa al plotone ed è l'irrequieto Enrico Parlanti che ancora una volta cerca di andarsene, ma il gruppo non lascia disco verde a nessuno. Ed eccoci sul rettilineo d'arrivo di Chiesa Nuova Ozzanese, tutto è pronto per assistere alla conclusione della manifestazione. Massimo Capocchi, che ci sta dando le notizie in corsa con la moto, ci dice che il gruppo è ancora compatto ormai a circa 500 metri dal traguardo, quindi fra poco dovremmo veder comparire, ecco la macchina con il direttore di corsa Giovanni Viscusi, è iniziato lo sprint, vediamo davanti una maglia della Pozzarello Spinal, ci sembra di vedere Piscitelli, staremo a vedere Piscitelli infatti che è al comando e va a vincere nettamente davanti a Traversi, Orsi, Tocci, Tinti, Sari, Musetti, Massaro, Lazzerini e Picchi nell'ordine. Quindi vittoria di Antonio Piscitelli, il ragazzino della Pozzarello Spinal. La prima gara della giornata è andata ad Antonio Piscitelli del gruppo sportivo Pozzarello Spinal. Allora Antonio, una vittoria direi meritatissima. Innanzitutto raccontami la volata, già a 200 metri eri in testa, ho visto, no? Sì, perché c'era anche Luca Sari che... e poi ci è uscito anche Tocci, sicché ho voluto stare alla ruota di Tocci, ma non ce l'ho fatta, sicché l'ho partito lunga, insomma, via, e l'ho fatto. Hai vinto alla grande, devo dire, hai alzato addirittura le braccia, no? Senti, cosa si prova a vincere la prima gara, perché è la prima vittoria, no, per te? Insomma, cosa ci trovo, perché dopo tanto piazzamenti una vittoria deve venire. Ora quindi questa vittoria servirà anche per il morale, speri di poterla bissare quanto prima? Più che altro per la vittoria, per la sfortuna di Raffaele, l'ho vinta anche per lui, via. Quindi la dedica a lui, veramente bravo. Senti, e la corsa? C'è stato diversi tentativi, però come sempre al solito siete arrivati in gruppo. Sempre in gruppo, ho provato io con Luca Sari, però ci hanno ripreso, sicché siamo stati in gruppo compatto tutta la corsa. Quindi una vittoria che ha detto dedica al tuo compagno Raffaele Falzarano. Ora, quest'anno speravi di arrivare alla vittoria in questa stagione? Insomma, oggi però me la sentivo nelle gambe, sicché ce l'ho fatta a vincere, via. La volevo dedicare a Falzano e a Raffaele, tutta la mia società che mi hanno sempre convinto a vincere, ce l'ho fatta, via la grande. Bravo, complimenti, vogliamo sentire qui qualcuno cosa ci può dire, questo ragazzino mi sembra la meritava, no? Sì, è un ragazzo che si è impegnato molto, ha fatto molti cambiamenti all'inizio dell'anno e onestamente se la meritava la vittoria, perché è uno di quelli che si impegna. Domenica scorsa a Quarrata terzo aveva battuto uno come Pagliaccia, sicché in volata è segno che il ragazzo c'è. Oggi è andata bene, ci si sperava molto noi su Antonio. Bene, complimenti a voi naturalmente, e ora sperate di far bis? Sì, con Antonio ci si spera, ora si starà fermi domenica perché è da inizio dell'anno che non ho fatto mai una giornata di riposo. Domenica staremo fermi, quest'altra domenica, se il caldo lo permette, andremo a correre.